con Filippi al termine di Savigliano Pineto 0-3 per commentare la nuova sconfitta purtroppo di Savigliano al termine di una gara in cui comunque affrontavate un top club di categoria. Allora Luca, possiamo dire che il primo set è stato quello un po' di svolta, nel senso che avete avuto anche le palle per chiuderla, non ce l'avete fatta e da lì forse un po' la partita è cambiata. C'è il rammarico perché siamo partiti bene sicuramente, sopra di 6 punti il primo set, l'abbiamo un po' sprecata e da lì abbiamo sbagliato a andare più di testa e partire male il secondo e il terzo set. Ci ha un po' penalizzato, però loro sono sicuramente una squadra, una buonissima squadra, tra le più forti del campionato, lo sapevamo, però diciamo che potevamo fare sicuramente meglio. Ecco, chiudete un mese di febbraio sicuramente non positivo, in cui però avete affrontato tanti top club, diciamo tante squadre di prima fascia. Ora arriva il mese di marzo che sarà decisivo, si parte con San Giustino, che gara sarà e soprattutto quanto conterebbe trovare subito un risultato positivo? Sicuramente sbloccarsi da questa situazione un po' così non sarebbe male per il proseguo della stagione. È chiaro che San Giustino è una squadra ostica, saluto in casa loro è difficile, quindi dovremmo andare là e giocare una pallavolo diversa mentalmente, tatticamente, tutto, quindi dovremmo sicuramente resettare tutto e partire da zero e mettercela tutta. Grazie.